Tempo fa, insieme a una VTuber italiana arancione dal nome Aki Momiji... VTuber arancione! Vi parlammo di un anime davvero particolare, per non dire completamente fuori di testa, incentrato per l'appunto sulle VTuber. Infatti, in quel video accennavamo al fatto che in futuro sarebbe uscito un anime su Kizuna Ai, la grandiosa e unica non prima VTuber, perché a quanto pare la virtual blogger Ami Yamato viene considerata tale, per quanto sia inquietante a parer mio. Ma Kizuna Ai è stata la prima a definirsi una virtual youtuber. La sua carriera è iniziata con il suo debutto nel dicembre del 2016 e col tempo ha raggiunto il pubblico di tutto il mondo, venendo anche criticata, come ad esempio un video in cui faceva Laigao. Ma con i suoi contenuti e concerti è riuscita a far avvicinare tantissime persone a questo mondo, compresa me, spingendomi a diventare una VTuber. Grazie per la spiegazione non richiesta, Kimomiji. Beh, comunque il futuro citato in quel video è oggi, per la precisione qualche settimana fa, perché finalmente è uscito Kizuna no Ukulele, prodotto dalla collaborazione tra lo studio WIT e lo studio Signal MD. Ma ora, dopo questa lunga premessa, vi posso finalmente leggere la trama. Kizuna Ai è apparsa come una cometa nel mondo virtuale, diventando popolarissima in un batter d'occhio. Dopo 5 anni consecutivi in cui è stata premiata con il Lapin d'Or, il massimo riconoscimento dei Virtual Grid Awards, è scomparsa con la stessa rapidità con cui è arrivata. Da allora sono passati diversi mesi e infatti la protagonista non sarà lei, ma Miracle, una giovane ragazza con il sogno di diventare un artista virtuale come Ai. E per questo si iscrive all'Accademia Aiden, una scuola specializzata nella formazione di nuovi talenti che debutteranno nel mondo virtuale. Ok, a quanto pare c'è anche Lalla Waffle nel video di oggi, comunque provo a finire di leggervi la trama. Lì inoltre conoscerà persone di ogni tipo, con le quali costruirà nuovi meravigliosi ricordi, mentre ognuno di loro insegue i propri sogni. Tra l'altro quel personaggio mi assomiglia molto. E tu adesso chi sei? Sono Shio, e anch'io sono un VTuber. Chi ha fatto entrare tutte queste persone? VTuber? Beh, forse sono stato io. E inoltre diciamo che la maggior parte delle cose citate all'interno di questo anime non sono proprio vere. Esattamente, infatti ad esempio il Lapin d'Or non esiste, anzi, nella realtà esiste, ma l'unica cosa che ha quel nome è il coniglietto dorato della Lindt. Che buoni! Poi l'Aiden Academy è un'accademia in Malesia che si occupa di ingegneria, quindi come potete vedere alcune cose servono solo per fare brodo. Così come la VTuber Ada, probabilmente prende spunto dall'artista Ado, che ha preso il posto di Kizuna Ai negli ultimi anni da quando lei è scomparsa, vincendo anche i coniglietti della Lindt. Tra l'altro, cosa simpatica, è il loro professore un coniglio, quindi... Non fa ridere. Inoltre ci saranno canzoni, comparsate di Kizuna Ai in 2D, bacini, erba cetriolo e NFT. Insomma, in breve questo è Kizuna no Ale Lalla. Ah, no... Non era Ale Lalla? Kizuna no Ale Le! Un anime ricco di strani personaggi e robottini, sicuramente non tra i migliori di questa stagione, ma interessante per chi conosce questo mondo e per chi vuole approfondirlo. Approfonditemi. Sì. Non ho ben capito cosa sia successo all'interno di questo video, ma... Ok! A questo punto vi invito a seguire tutte quante le persone apparse oggi e... Se volete capire qualcosa in più su questo mondo, passate da loro. Così magari anche voi un giorno potrete vincere un coniglietto della Lindt. Ti prego, Lindt, diventa il mio sponsor!